promozione dei prodotti agroalimentari del territorio, del turismo che ne deriva ed una gestione sostenibile delle risorse locali sono questi alcuni degli obiettivi del distretto agroalimentare di qualità Puglia Federiciana che dopo la provincia di Foggia ora abbraccia anche la BAT, quasi 200 soci, un bacino da 35.000 imprese senza contare quelle del settore turistico ricettivo che presto verranno coinvolte. Questa mattina ad Andria è stato presentato l'ampliamento territoriale approvato dalla Regione Puglia e che darà nuovo impulso e opportunità alle aziende agricole, della pesca e artigianato del territorio. Ma siamo andati a finanziare circa 8 milioni e mezzo. Il distretto rappresenta eccellenze assolute dal punto di vista produttivo e commerciale in moltissimi settori: grano duro, cerealicoltura, vitivinicoltura, olivicoltura, ortofrutta, allevamento, floricoltura. Alla presentazione ha partecipato anche il conte Onofrio Spagnoletti Zeuli, il quale ha parlato del distretto come una bella invenzione per la valorizzazione della BAT. Nell'immediato futuro il distretto agroalimentare di qualità Puglia Federiciana metterà in atto alcuni progetti. Uno è stato già approvato con successo dal Ministero delle Politiche Agricole. Unirsi verso l'unico obiettivo ed evitare la frammentazione, ha aggiunto infine l'assessore alle attività produttive, turismo e agricoltura di Andria, Cesare Troia. Se non si riesce a capire che bisogna unirsi, ma questa unione deve far sicuramente la forza, e quindi se c'è una frammentazione c'è anche una dissipazione delle risorse e non si raggiunge spesso gli obiettivi. Quindi noi auspichiamo e siamo davvero contenti, soprattutto perché Andria può fare da protagonista, essendo un territorio a vocazione soprattutto agricola, in questo distretto.